Ciao a tutte e ciao a tutti. Allora, questo è un altro Face of the Day barra tutorial, o meglio, un Face of the Night barra tutorial, perché è un trucco che sto utilizzando tantissimo la sera durante questo periodo ed è un look che assolutamente volevo farvi vedere e condividerlo con voi. È un trucco molto semplice, come tutti i trucchi che faccio di solito, ma questo mi piace di più anche perché è d'effetto e quindi, non so, fatemi sapere se sto bene, se sto male, se vi piace, non vi piace, accetto anche commenti negativi, non vi preoccupate. E questa è la seconda versione con la palettina di Essence, la 4 Shadow numero 05 To Die For. Ho fatto ovviamente la prima versione, ve la lascio giù nell'info box, ovviamente più da giorno a mio parere, anche se poi è un trucco che sto utilizzando tuttora sia di giorno che di sera. E gli ombrettini di questa palette sono molto naturali, ecco qui ci sono anche i buchini. Come ho già detto, gli ombretti sono abbastanza polverosi ma molto pigmentati, è una palette di Essence, costa davvero una cavolata, assolutamente ve la consiglio. E questo appunto è il risultato finale, se vi va seguite il video. Allora, per quanto riguarda la base non ho nulla da farvi vedere, anche perché non sono quella che usa 10.000 fondotinta, 24.000 correttori e 2.000 cipri, cioè i prodotti sono sempre quelli, quindi è anche inutile ripetermi. Quindi faccio un piccolo zoom. Ecco qui. Allora, per le sopracciglia ho utilizzato il solito kit di Essence, ovviamente la parte scura per riempire gli spazi vuoti e per dare una forma, visto e considerato che le mie sopracciglia ultimamente fanno un po' schifo perché sono molto 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 sottili, fini e quindi vabbè. E ho utilizzato l'ombretto più scuro con questo pennellino di eyeliner, questo è doppio di H&M e devo dire che mi ci trovo molto bene. Da quando l'ho acquistato lo utilizzo solo per applicare l'ombretto scuro sulle sopracciglia. Poi, come primer sugli occhi, palpebra mobile fissa e anche sotto ho usato il Too Faced. Poi sulla palpebra mobile, e l'ho sfumato poi con le dita, ho applicato un matitone di Avon, si chiama Super Shock. E ho usato il Chocolate Milt, che è questo bellissimo marrone che ora vi faccio vedere, che tra l'altro ha anche dei riflessi glitterini dorati, ecco qui. Anche da solo è molto carino, però sotto ho applicato un primer perché altrimenti da solo va nelle pieghe. E dopodiché ho utilizzato appunto la palettina di Essence, la numero 05 To Die For. Allora, ho applicato anzitutto questi due ombretti, marrone scuro e il marrone diciamo un po' più chiaro rispetto a questo, sulla palpebra mobile, quindi sopra il matitone di Avon, e l'ho applicato con questo pennellino a setole abbastanza dure di Douglas, ecco qui. Mi ci trovo molto bene con questo pennello, nonostante insomma i pennelli Douglas non è che costano poco purtroppo. Poi ho applicato con questo pennellino da sfumatura della marca Le Chicche il beige, che tra l'altro è molto luminoso, guardate che bello, è bellissimo, faccio un piccolo swatch, bello 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 davvero. Poi sulla palpebra mobile anche da solo con una linea di eyeliner, magari se siete di fretta la mattina è fantastico. E dicevo, questo ombretto con questo pennellino da sfumatura l'ho applicato nella piega, giusto per sfumarlo poi con il marrone, e poi l'ho sfumato verso l'alto, verso l'esterno. Qui non so come mai piango, vabbè, fa niente. Poi con il solito pennellino di Sigma, questo qui piccolino angolato, ho usato il bianco, l'ultimo ombretto rimasto della palette, che è molto bello. Io a volte questo qui lo applico anche come illuminante sulle guance. Ora vabbè, mi ho messo poco, però è davvero bello bello bello, bello luminoso. E appunto l'ho applicato sotto le sopracciglia e all'angolo dell'occhio. Dopodiché con la palettina ho finito, assolutamente ve la consiglio, la metterò tra i prodotti top in questo caso di settembre. Dopodiché ho utilizzato sulla palpebra mobile, quindi come linea di eyeliner sopra e anche sotto le ciglia inferiori, la solita matitina preferita che adoro, la Long Lasting Pencil numero 02 Hot Chocolate di Essence, che tra l'altro è nuovissima. Questa qui è proprio nuova nuova, ve la apro con voi, l'altra l'ho proprio finita oggi e comunque il marrone è questo, molto molto scuro. Solo sotto ho sfumato la matita eyeliner con il pennellino, questo qui fine, che ho utilizzato anche l'altra volta di questa marca qui. Fatemi sapere come si chiama, così lo dico nei video. Grazie.
Poi all'interno dell'occhio ho utilizzato una matita nera che, vabbè, adesso è andata via la scritta, comunque è di Maybelline. Ecco, potete vedere qualcosina. Comunque è nera, questa è la punta, fatta bene, eh? Ed è un bellissimo nero e l'ho applicata all'interno dell'occhio per dare più profondità. Eccola qui. E mi piace davvero, davvero un sacco. Infine ho utilizzato il mascara, ovvero questo qui, l'Ultra Tech di Kiko, che è uno dei miei preferiti. Vi faccio vedere lo scovolino. Anche di mascara uso uno sul nero, uno sul marrone. Non ne utilizzo 10.000 sul nero, 10.000 sul marrone e diversi mascara colorati. Quindi questo è il risultato per gli occhi. Poi per il viso, mamma mia, scusate per i capelli. Ho usato con questo pennellino da blush angolato di Yves Rocher, con il quale mi trovo davvero molto bene. Ho usato questo blush di Kiko di una vecchia collezione, non ricordo quale sia. Comunque è un blush cotto, può essere usato anche bagnato, però anche da asciutto, è bello scrivente. Questo è il packaging ed è il numero 05 ed è un bellissimo color rosa pesca, davvero molto molto bello, molto luminoso. Infatti non ho applicato nessun tipo di illuminante sopra perché comunque è già luminoso di suo. Si vede ben poco sulle mani, scusate, comunque questo. E fa un bel effetto. E infine sulle labbra ho usato la numero 050 Tiramisù della L'Oreal, della Rimmel, scusate, che è un color nude molto molto bello. Come dice Valentina, un colore incarnato, Valentina Makeup. E poi sopra ho utilizzato un gloss, lo Stay Matte di Essence, questo è il numero 02, no, 03 Soft Nude, che è bellissimo. Lascia le labbra molto 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 morbide, le va a seccare poi dopo un paio d'ore, ecco qui, ha una buona tenuta. E se non vi piace l'effetto matte, come nel mio caso, applicate sopra un velo di gloss. E così almeno sono più brillanti. Questo è tutto. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere qua sotto qualche commentino. Accetto, sapete, anche commenti negativi, non c'è nessun problema. L'importante è che siano comunque costruttivi, senza offese né niente. E che cosa dire altro? Nulla, vi mando un grosso beso al prossimo video. Ciao ciao!